come concordato, ci dobbiamo spostare di là. Non sapevamo. Come state? Allora, Ale, Ale, gira di un attimo. Però l'avevamo detto. Allora, appello di Draghi. Ragazzi, non sono andato via. Allora, allora, appello di Draghi. Ragazzi, se fate un passo indietro tutti. Un passo indietro. Oh, va bene? Ancora un passettino indietro tutti insieme. E fai un passo avanti. Aspetta, guarda, mi metto lì. Allora, appello di... Appello di Draghi agli italiani sul vaccini. È un appello che condividiamo. Chi si vaccina mette in sicurezza se stesso e gli altri. Purtroppo il virus ancora non è sconfitto, ma l'unico modo per iniziare a debellarlo è il vaccino. Il Green Pass è lo strumento per tornare alla libertà. Riforma della giustizia, hoc sulla fiducia. Deciderà il Presidente del Consiglio. Non fa cagliare. Corrente contro corrente. Lei da Presidente del Consiglio ha firmato una costituzione di parte civile in un processo penale che vedeva come accusatore il Presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, capo della sua corrente qui in Molise, un processo che è finito con una doppia assoluzione con un'accusa infamante di tentata estorsione a carico di un magistrato e della direttrice di una televisione. Lei la rifarebbe questa costituzione di parte civile? Assolutamente sì, perché come lei sa, la costituzione di parte civile fatta dall'Avvocatura dello Stato non è una scelta opzionale, ma viene fatta in tutti i processi in cui lo Stato è parte offesa. Quindi non è una valutazione che fa la singola persona sulla base della simpatia o dell'antipatia, o neanche di un giudizio di merito che danno i giudici, non il Presidente del Consiglio. Quando c'è un processo contro, in cui, diciamo così, il governo è potenzialmente parte lesa, sempre, chiunque sia l'imputato, sempre il governo deve costituirsi. Ma lei sapeva civile di questo procedimento? Francamente non me lo ricordo, però questa è un'altra discussione. È una cosa che va in automatico senza bisogno di passare al Presidente del Consiglio. Letta candidato alle suppletive in Toscana. Vediamo, è un tema di cui stiamo discutendo. Senatore, Controcorrente è un libro dove dice che la politica non si fa sui social ma si fa altrove. Dice anche questo, dice soprattutto che la politica non può essere fatta sull'onda del momento. Quando qualche mese fa abbiamo mandato a casa Conte chiamando Draghi, tutti ci davano dei pazzi. Oggi abbiamo visto che aver mandato a casa Conte, aver portato Draghi è un bene per gli italiani. Aver messo Figliuolo al posto di Arcuri è un bene per gli italiani, aver messo Cartabia al posto di Bonafede è un bene per gli italiani, aver messo Cingolani al posto di Costa è un bene per gli italiani. Potrei continuare a lungo. Dunque, questo libro dice: non abbiate paura di rischiare, mettetevi in gioco soprattutto ai ragazzi e portiamo a casa il risultato di un paese più forte. Essere controcorrenti paga sempre? No, non sempre, però talvolta si cade. Però la vera grandezza delle persone non è quando cadono, ma quando si rialzano. Vogliamo spiegare la posizione sul DDL Zan? È semplicissima. Noi siamo per fare un accordo. Per fare l'accordo sul DDL Zan bisogna fare delle modifiche sull'articolo 1, 4 e 7. Se vogliono fare le modifiche, in un quarto d'ora si chiude. Volevo chiedere, come vede Matteo Renzi e Italia Viva nel futuro? Grande centro insieme a Berlusconi e Forza Italia? Con la destra, con Salvini, o un ritorno al centro-sinistra, però potrebbe vorrebbe dire anche Movimento 5 Stelle, con molta probabilità. Mi sembra molto prematuro. Io penso che con Draghi, Presidente del Consiglio, la priorità siano vaccini, Green Pass quindi e monoclonali in prospettiva. La parte sanitaria è la prima, la seconda è la parte del PNRR, che è come spendere i soldi degli italiani, la terza è l'Italia di nuovo protagonista in Europa. Con questo su questo ci stiamo lavorando e lo stiamo facendo. Che cosa accadrà nei prossimi due anni? Secondo me ci sarà un rimescolamento delle forze politiche, ma certo io non sarò mai con Salvini e Meloni che sono contro il Green Pass o con, come posso dire, con posizioni politiche come quelle che abbiamo visto contro l'Europa.
quanto ai 5 Stelle, secondo me sono morti e non lo sanno, nel senso che le loro battaglie sono battaglie sconfitte dalla storia, tutte. Le battaglie sul giustizialismo, Di Maio dopo 5 anni, ci ha messo 5 anni ma ha capito di aver sbagliato. Potrei proseguire con la TAV, la TAP, tutte le varie battaglie che i grillini hanno fatto, mi sento in condizione di dire che il tema dei 5 Stelle oggi c'è, ma tra 2 anni è tutta un'altra cosa.